Oggi, 26 aprile 2021, ore 10 e 3 minuti, si tiene il quarto incontro del podcast Poisonous Poems, la rubrica politematica vertente intenzionalmente su tematiche ostiche di cui sorge ardore ed arguire. L'ospite di oggi, a cui do il benvenuto e ringrazio per la partecipazione, è Don Mauro Leonardi. Buongiorno, padre Mauro Leonardi. Buongiorno, buongiorno a voi. L'argomento che introdurremo oggi sarà di inerenza al rapporto tra spiritualità e contemporaneità. Principierei la seduta citando una celebre asserzione di Don Lorenzo Milani: se voi avete il diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri, allora io reclamo il diritto di dividere il mondo in diseredati e oppressori da un lato, privilegiati e oppressori dall'altro. Gli uni sono la mia patria, gli altri i miei stranieri. Le vorrei quindi ora chiedere come il messaggio paolino, cioè di essere pescatori di uomini, fomenti ancora oggi un sentimento attuale all'interno dell'Ecclesia, ossia come, potremmo dire husserlianamente, si potrebbe rivivificare sedimentato un'attualizzazione della parola di Cristo, che risulta molto contemporanea, come ad esempio l'argomento di oggi della xenofobia, che comunque il cristianesimo ha sempre combattuto, cercando sempre comunque di accingersi a patrono dei diseredati, di coloro che a lungo sono stati i miserabili, appunto. Il problema principale di questa domanda è la parola chiesa, Sì. nel senso che comunemente quando si pensa alla chiesa si pensa alla gerarchia, cioè i preti, i vescovi, al papa, ai religiosi, no? Sì. Quando invece la chiesa in realtà sono l'insieme delle relazioni nuove. Nuove per l'amore che dovrebbero esserci tra i cristiani. Allora, diciamo, rispetto a questo argomento, io quello che noto è che c'è stata una grande sottolineatura da parte di Papa Francesco del fatto che quello dell'amore per il diverso, per il lontano, per lo straniero era una caratteristica essenziale del cristianesimo e quindi un valore non negoziabile, per usare l'espressione di un'altra epoca, c'era già prima, però era molto dimenticata nei fatti. Dietro Papa Francesco, naturalmente, gran parte della gerarchia, o la totalità della gerarchia, insomma, si è schierata a favore, ecco, i cristiani, alcuni sì, molti no. Secondo me quello dove bisogna veramente migliorare è capire che lo straniero non è soltanto lo xenofobo, scusate, non è soltanto diciamo, la persona che viene, che ne so, dalla Libia, ma è il diverso rispetto alla maggioranza. L'altro giorno qui a Roma ci sono cose terribili, cioè delle bambine di 13 anni hanno picchiato una bambina più piccola disabile. Quella era, che cos'era quella bambina? Era una bambina diversa rispetto al gruppo. E, quindi certo lo straniero, di pelle straniera, di altra religione e così via, è il diverso. Però noi dobbiamo, la nostra educazione deve essere quella proprio dell'accogliere la diversità, perché nella diversità, nello straniero, c'è Gesù Cristo. A me colpisce sempre il fatto che quando Gesù Cristo appare ai discepoli di Emmaus che non lo riconoscono e fanno era il giorno di Pasqua, e stanno tutto il giorno assieme facendo strada da Gerusalemme a Emmaus, e ad un certo punto i discepoli dicono a Gesù: tu solo sei così forestiero, cioè da non sapere quello che è successo, no? Tu solo sei così forestiero. Interessante. Pensate che il primo modo che ha l'uomo per designare Cristo risorto e dirgli che è straniero. Ed è giusto che straniero, che per un ebreo era un insulto, no? Perché lo straniero era proprio anche, cioè essendo solo i membri del popolo eletto, cioè dell'ebraismo, i salvati, che erano più gli stranieri, erano nei guai. Ma è molto interessante che la percezione
che ha l'uomo quando incontra Dio incarnato è che sia uno straniero, che sia un forestiero. Quindi noi dovremmo proprio educarci alla diversità, a costruire il ponte con la diversità, che significa trovare nell'altro che è diverso da noi ciò che abbiamo in comune e non ciò che abbiamo di diverso, cioè nel senso che il ponte si costruisce ovviamente su quello che abbiamo in comune, rispettando quello che abbiamo di diverso. E allora io cerco di fare nel mio piccolo questo lavoro, nella mia vita quotidiana ovviamente, poi anche nello scrivere, i social e così via, TikTok, queste cose, no? Certo. Quindi, secondo lei, potremmo dire che la novitas del pontificato di Papa Francesco sia proprio questa accoglienza dello straniero che, specie nell'epoca contemporanea, risulta argomento centrale. Alla fine, proprio oggigiorno, siamo caratterizzati da questa continua propensione verso l'emarginare l'inedito, qualcosa di bizzarro, potremmo dire, che può essere ovviamente sia l'individuo di un'altra... di un'altra nazione, qui molto possiamo dire in modo plenario, però anche più uno specifico, persone ad esempio con disabilità, persone ad esempio problematiche mentali, ad esempio. Ma diciamo che sia la caratteristica del pontificato non saprei dire, sicuramente è una delle caratteristiche del pontificato, quella che più ci ha più colpito, se non sbaglio, il primo viaggio che lui ha fatto del pontificato era Lampedusa. Sì. Proprio da cogliere quelli dei balconi, no? Quindi sicuramente è una caratteristica essenziale del suo pontificato, poi direi che ce ne sono anche altre. Ed è chiaro che quando lui si comporta in questo modo, diciamo, molti cristiani, adesso sto pensando all'Italia, rimangono sconcertati, perché noi, facendo diventare il cristianesimo una religione, e più ancora una religione di Stato, la epuriamo di tutta la sua peculiarità, per cui è chiaro che la religione di uno Stato non accoglie lo straniero, o se lo accoglie, diciamo, lo accoglie in maniera tale che sia semplicemente una forza lavoro asservita all'ideologia del paese, no? Certo. Sto pensando per esempio alla Svizzera, ci sono tantissimi stranieri italiani che lavorano in Svizzera, vivono in Svizzera, ma sai bene, sapete bene che per diventare cittadini della Svizzera ci vuole tantissima fatica, tantissimi anni da passare una sorta di esame dell'intero paese, soprattutto devi poter assicurare di avere il DNA di uno svizzero. Quindi non puoi avere idee diverse su che cos'è la Svizzera, non ti fanno diventare cittadino. L'unica differenza tra il cittadino svizzero e il domiciliato in Svizzera è proprio il diritto a votare, tutto l'ambito politico, invece sulle tasse e tutto il resto è tutto uguale. Lo dico perché faccio un esempio, secondo me forse è il più eclatante oggi in Europa. Di un paese che apparentemente è molto così politically correct, poi vai a guardare e ti accorgi che, cioè, questa è una, secondo me, è una sottile ma profondissima forma di razzismo. Certo. E meno male che in Italia non c'è, anche se tuttora dobbiamo ancora risolvere i problemi della cittadinanza italiana, sì, rispetto a coloro che sono di origine straniera. Comunque. Certo. Risposta, sì, sì. Lei mi sembra di appurare che predica anche mediante i mass media, ossia attraverso i social network, anche ad esempio, eludendo così ciò che a mio parere potrebbe essere una sorta di suicidio culturale. Voglio dire, nel XXI secolo opino sia impossibile effettivamente esercitare anche la catechesi senza servirsi di mezzi tecnologici all'avanguardia, come possono essere i social network, insieme ovviamente anche alla televisione, mass media, come anche la radio. Quindi volevo chiederle se secondo lei la Chiesa si dovrebbe appunto servire di queste innovazioni tecnologiche, possiamo dire ammodernandosi almeno nella comunicazione.
quanto questo ammodernamento della comunicazione debba essere centrale per un prospero futuro, appunto, della catechesi e dell'istruzione anche dei fedeli. Ma allora, diciamo, di sacerdoti religiosi, religiose che sono presenti sui social, ce ne sono tantissimi, magari un pochino meno su TikTok, però ormai stanno arrivando anche su TikTok. Il punto, quindi, cioè, cosa vuol dire essere presenti sui social? Per fare, io celebro la messa, mi metto una telecamera davanti. E la messa va anche in streaming su YouTube. Certo, da un certo punto di vista essere sui social, ma secondo me non è essere veramente sui social, cioè nel senso che ecco, diciamo, il lavoro che io faccio anche questo tipo di lavoro, nel senso che ormai io, per esempio, da tanti anni, ogni sera alle 7, alle 19 pubblico un post su Facebook, sulla mia pagina Facebook del blog Come Gesù, che Sì. ha 150.000 follower, 10.000 ogni settimana. E poi metto una foto mia mentre celebro la messa e dico, dove c'è scritto, domani celebro a talora, chi vuole può lasciare qui l'intenzione della messa. E ci sono tantissime persone che lasciano le loro preoccupazioni, no? Circa, in questo momento siamo intorno ai 9.000 commenti, con Sì. 120.000 visualizzazioni, una cosa del genere. Però il punto fondamentale, cioè, allora, questo è chiaro che è essere social, no? Ma secondo me, diciamo, la vera differenza che dobbiamo imparare è ad utilizzare questi strumenti, adesso sto pensando soprattutto a TikTok, esattamente, cioè, nello stesso modo, con la stessa empatia con la quale la usano i ragazzi secondo il DNA della cinese. Quindi io all'inizio quello che facevo era semplicemente un video in cui davo qualche risposta su qualche argomento e già quello andava bene, però adesso poco per volta cerco di dare dei messaggi che sono secondo proprio il linguaggio della piattaforma cinese, usando il trend, diciamo, in maniera divertente Certo. e sicuramente in maniera imparziale, cioè nel senso che vanno considerati come la tessera di un mosaico, non si può pensare che quel singolo video contenga l'intero cristianesimo. È un piccolo aspetto che però noi cristiani usiamo la parola kerygma, cioè un messaggio dato da un ambasciatore, per cui poi chi viene interessato può fermarsi e attraverso altri mezzi che possono essere la messaggeria di Instagram, le mail, oppure a volte anche proprio il contatto personale con me o con tanti altri preti, approfondisce il discorso completo sul cristianesimo. Quindi ecco, Sì. non è che una persona deve pensare che è sui social perché mette l'orario della messa invece che fuori, affisso al portone della chiesa, lo mette su Facebook. Certo, in qualche Certo. modo lo è, ma non è il modo, diciamo, che rispetta la novità del mezzo. Certo, c'è Quindi io, bisogno. per esempio, ho scritto un libro su questo che in questi giorni è in libreria, Il Vangelo secondo TikTok. Usare i social e rimanere liberi, che ha proprio questa idea, no? Io cerco di permettere di far capire questa cosa, questa idea. Certo, quindi oltre all'utilizzo effettivo, fattuale di apparecchiature tecnologiche moderne, serve anche una comunicazione che sia affine a ciò che appunto lo spettatore attende da parte di un determinato social. Quindi sapere anche usare un Esatto, vabbè, linguaggio adeguato. secondo me, il primo step del messaggio cristiano, del messaggio di Gesù Cristo è il rispetto. Cioè, nel senso che il messaggio di Gesù Cristo ovviamente è amate gli uni gli altri come io ho amato voi, questo è quello che dice nell'ultima cena del cuore del cristianesimo. Detto così, però diciamo è difficile da, non è facilmente digeribile. Allora già dire rispetto
lo si capisce molto di più. Però non è che uno può fare un pistolotto sul rispetto, perché nessuno l'ascolta, bisogna togliere, bisogna cogliere i 1.000 episodi quotidiani di mancanza di rispetto e parlarne in un modo che per gli adolescenti diventa affascinante. Per esempio, uno fa un video sul catcalling in un modo divertente, in un modo affascinante e passa il messaggio, capito? Certo. E lì si trova, perché ciascuno di noi ha nel cuore, chiunque di qualsiasi religione, ateo, quello che sia, ha nel cuore la legge di fare il bene e di non fare il male. Poi, su cosa siano questo bene e questo male, ovviamente non c'è unanimità, cioè, quello ci può essere che una cosa per me è buona, per l'altro non è buona, però è anche vero che è impossibile che non ci sia assolutamente nessuna sovrapposizione. Quello che io intendo come bene o come male, quello che il mio interlocutore intende come bene o come male. Allora si tratta di andare a cercare quel punto che abbiamo in comune. Ti faccio sempre l'esempio di Marco Pannella, di Papa Francesco, che ovviamente non potevano essere d'accordo sull'aborto, no? Però Certo. erano d'accordo sulla dignità dei detenuti. Allora, chiaro che su questo ecco, avevano trovato il modo di costruire assieme. Io cerco di fare la stessa cosa, ovviamente secondo le mie sensibilità, le mie forze. Certo. Sant'Agostino teorizzò la parola concetto furto sacro, sia nelle confessioni sia nella dottrina cristiana. Con queste edizioni, furto sacro, egli denotava la possibilità della Chiesa di impiegare a suo vantaggio frutti di ciò che è profano, come ad esempio la filosofia, nel caso di Sant'Agostino, che a lungo era stata eretica. Volevo domandare se non è un po' ciò che propone anche lei di fare, o meglio, l'utilizzo di queste piattaforme, social network, che per lo più oggi pullulano anche di messaggi, possiamo dire, molto sul gossip o comunque spesso dozzinali, che vengono anche utilizzate invece per dei fini di istruzione, tentare di educare l'individuo, di comunque passare dei framework morali atti per una socievolezza e un'educazione che diciamo comunque hanno una finalità pedagogica. Ma adesso io questa espressione di Sant'Agostino non la conoscevo, ma diciamo, per me è molto semplice, nel senso che Gesù Cristo è il Dio incarnato, quindi significa che tutto ciò che è umano è divino e riguarda Cristo, anzi, Cristo è il cuore di tutto ciò che è umano. Quindi a me non importa francamente nulla del fatto che ci siano questi mezzi, in questi ci sono persone, giustamente ti dici, che fanno gossip o cose poco. Cioè, nel senso, questa è assolutamente la normalità della vita. Certo. Cioè, Gesù Cristo stava con i mangioni e i beoni, non capisco perché io non posso stare su TikTok. Ma a parte Assolutamente. questo, poi bisogna saper leggere, no? Le domande, soprattutto che ti fanno i giovani. Io quando faccio delle dirette su TikTok, adesso va molto meglio, ma all'inizio era un po' diverso. Sempre c'erano molte persone che magari bestemmiavano, oppure, allora, è evidente se tu vai sulla live di un sacerdote a bestemmiare, perché ci vai? Perché in realtà vuoi carpire l'attenzione di quel sacerdote, quindi in modo ovviamente grossolano, maleducato, tutto quello che vuoi, però di voler entrare in dialogo, no? Quindi bisogna, molte volte bisogna anche saperle. Scusami, no, sta, prego. Bisogna saper, come dire, ecco, non dare, molte volte non si risponde neanche, però, cioè, dare questo tipo di lettura, no? Dare questo tipo di lettura. A volte, soprattutto nel caso del giovane, chi ha insegnato lo sa benissimo, no? Cioè, la persona che si oppone è la persona che è più interessata a te e al tuo messaggio. E
così via. Quindi bisogna, cioè, il giovane ha tantissima, ha una profondissima domanda religiosa che esprime in modi che a volte, anzi molte volte, come posso dire, la Chiesa ufficiale non sa leggere, non sa decifrare, non sa anche accettare. La grossa, enorme novità di questa, della mia presenza, non solo mia, su TikTok invece è ad un certo punto diventare interlocutore per i giovani, no? Cioè, quello che sta succedendo, c'è un pochino di pubblicità su questo libro, no? Quindi molti genitori, magari appunto ieri c'è un articolo sul Corriere della Sera che ne parlava, poi ne parlano con i figli, scoprono che la figlia tredicenne mi conosce benissimo, no? Come tu conosci Don Mauro? Ecco, e loro invece non sanno magari chi sono. Quindi c'è una sorta di sorpasso sulla destra, perché significa essere riusciti a trovare il modo di parlare con loro, anche se poi questi dialoghi vanno sempre integrati, no? Certo. Il video di TikTok non è esaustivo in sé. Certo. Lei ha citato l'articolo su Corriere della Sera, invece vorrei porre un quesito riguardo all'articolo della Stampa del 22 aprile di quest'anno, riguardante la terza edizione del suo libro Vangelo secondo TikTok. Il titolo fa: Mauro Leonardi, prete con 2 milioni di mi piace, offre una bussola per usare i social e restare liberi. Vorrei quindi domandarle: com'è possibile inibire l'effetto coercitivo, quasi di dipendenza, connaturato al cimentarsi nell'esibire post su un profilo social come fosse una sorta di vetrina del proprio sé? Ovvero, com'è possibile usare i social e restare appunto liberi? Allora, al di là dei tecnicismi che pure ci sono, la cosa più importante è avere una vita reale piena e ricca, di cui vita reale, di cui una piccola parte o una certa parte può essere il mondo dei social, ma che non è la parte più importante. Comunque, ecco, per esempio, una cosa che frequentissimamente avviene è i genitori, i professori, o i preti, o chi sia, che si lamentano che i giovani, mentre parlo, stanno a guardare il cellulare, no? Sì. Allora, io rispondo sempre, cioè, ma io non ho mai visto un romanista guardare il cellulare mentre alla televisione fanno vedere i 100 gol di Totti, Francesco Totti. Quindi cosa significa? Significa che se una cosa ti interessa veramente non guardi il cellulare. Allora bisogna avere il coraggio di dire: certo, se mio figlio, il mio alunno, quello che sia, si distrae mentre parlo con lui, significa che non sto parlando in maniera interessante, nella maniera giusta, non sto riuscendo a... Poi certo, uno può usare tanti trucchi, può dire per un po' di tempo, un'ora al giorno, lo tengo chiuso, tante cose si possono assolutamente fare, no? Certo. Però la verità è sempre la stessa, cioè che bisogna avere una vita reale piena, di cui oggi come oggi i social sono assolutamente essenziali, cioè non avrebbe senso dire una vita reale senza telefono, no? 100 anni fa forse sì, mi ricordo c'era un cartello quando venne inventato il telefono, negli uffici di posta inglesi misero un cartello che diceva: noi non avremo mai telefono, abbiamo ottimi postini, perché non sono riuscivano allora ogni lettera farla arrivare a qualsiasi parte dell'Inghilterra in 24 ore, dicono: a che serve il telefono? Vabbè, ecco, questa, diciamo, è la reazione ovviamente di chiusura che tutti noi abbiamo rispetto alla novità, però oggi non ha alcun senso dire che la vita è possibile senza social network. Quindi c'è un problema di come la faccio poi con i social network, ma in realtà il vero problema è la mia giornata, no? Allora io mi dico, magari con il genitore devo dire: ma mio figlio o mia figlia sta tutto il pomeriggio solo senza di me,
internet dalla compagnia del cellulare, ma il problema forse non è il cellulare, forse sono io che non ci sono, per dire. Certo. Un celebre aforisma di Adorno, presente nei Minima Moralia, esemplifica la venustà che io considero intrinseca al cattolicesimo, ovvero sei amato solo dove puoi mostrarti debole senza provocare in risposta la forza. Orbene, quali rettifiche di matrice comunicativa lei apporterebbe all'attuale, possiamo dire, esegesi o comunque tentativo di comunicazione del cristianesimo verso i più giovani? Oltre ovviamente, come abbiamo detto, la comunicazione anche attraverso i social, il tentativo comunque di trattare delle tematiche attuali, comunque fare dei riferimenti al presente di tutti i giorni dei giovani. Ci sono altre modifiche, altre proposte, altri tentativi di comunicazione che lei apporterebbe? No, io penso che se una persona è aperta a utilizzare tutti i social per come sono, può integrarci. Cioè, per esempio, se io dicessi uso soltanto TikTok, è chiaro che comprometto la possibilità di poter arrivare a tutti. Cioè, il podcast che stiamo facendo è il contrario di TikTok, non è l'ultimo video che ho fatto in TikTok dura 7 secondi, questo non so questa chiacchierata non so quanto dura, è di un livello, come posso dire, astratto, altissimo, sì. Nessun adolescente normale, diciamo così, ascolterebbe mai, però questo non vuol dire che non sia valido, diciamo, sono strumenti che si integrano, ecco, secondo me dobbiamo assolutamente, cioè uno deve imparare a usare ogni strumento, anche questo è rispetto, no? Certo. Imparare a usare un strumento per quello che è. Se io vado su TikTok e faccio un discorso come quello di ora, che dura un minuto, giustamente nessuno lo guarda. Certo. Ma perché ho sbagliato io il linguaggio. E se adesso pretendessi di parlare con te come parlo su TikTok, non sembrerebbe da nessuna parte, insomma. Quindi non lo so quali correttivi. Cioè, ripeto, io credo molto in quell'adagio, se non sbaglio, un adagio zen, che dice che ogni fiume si scava il proprio letto. Cioè, poi uno può mettere anche gli argini, per carità, a rafforzare un letto già scavato, ma la cosa importante è che l'acqua del fiume segua il proprio corso e così si fa strada. Certo, assolutamente. Ah, personalmente vinco sempre più diafano, specie per i miei coetanei che non studiano discipline umanistiche, un sentimento quasi di giogo al dinamismo asfissiante che avvizzisce qualsivoglia tentativo di introspezione e tematizzazione della propria condizione umana. Ad esempio, ciò che Galen avrebbe denominato esoneri. Quale consiglio darebbe a coloro che intendono aprirsi alla meditazione, a una maggiore consapevolezza di sé in un mondo che effettivamente è in gioco al dinamismo, alla dinamicità, in un mondo dove spesso il tempo manca? No, la meditazione, dunque, io di questo ne parlo molto in questo ultimo libro che ho pubblicato. Cioè, la meditazione intesa anche in senso profano, laico o non cristiano, è un momento assolutamente necessario della vita quotidiana. C'è in tutte le religioni, c'è in tutte le culture, c'è in tutte le civiltà. È importante come il ciclo delle stagioni, oppure alternarsi di giorno e notte, di sonno, di veglia, nel senso che noi non possiamo stare così come non possiamo stare costantemente a lavorare, per dire, ma abbiamo Certo. bisogno di riposare, no? Quindi chi crede che l'unica cosa che si possa fare è correre, lavorare, agitarsi, ben presto è condannato allo stress, è condannato a lavorare in maniera inefficace e a essere sconfitto, cioè a dover rifare quello che ha fatto, poi a fondere, a doversi fermare. Assolutamente. Quindi la meditazione anche per i più giovani, giovanissimi, secondo lei è comunque una pratica che deve essere insegnata fin da fanciulli, comunque a trovare un proprio periodo della giornata per riflettere su ciò che si è fatto, cercare un po' più senso
o i propri obiettivi, comunque tentare di lavorare sulla propria intimità. Certo, ma tu pensi che, cioè, ripeto, in tutte le religioni c'è questa cosa, no? Quindi, Assolutamente. solo che bisogna saperlo, coniugare nei linguaggi giusti, nei modi giusti, bisogna saperlo dire. Certo, se io vado a persone che non c'entrano nulla con il cristianesimo, a proporre mezz'ora di meditazione cristiana, mettono a ridere. Però, se invece io parlo loro della necessità di concentrarsi prima di fare un esercizio. Ieri guardavo per caso ho visto un video di Jannik Sinner, Sì. questo tennista, presente chi è? Sì. Faceva un esercizio incredibile in cui stava con i piedi, diciamo in equilibrio precario su un cilindro e con le mani faceva. Lanciava le palline, tre palline, no? Quando Sì. ta, 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 ecco, per esempio, quello è un esercizio di meditazione, di concentrazione, di equilibrio. Penso che sia una cosa molto simile allo yoga, non lo so. Può essere. È chiaro che quello è un modo, quello c'ha 19 anni, mi sembra, quindi. Cioè bisogna trovare il modo giusto di arrivare, ecco, di spiegarlo, bisogna sforzarsi. Certo. Secondo lei, come mai, specie oggigiorno, uno dei più grandi nemici per anche il futuro della società è proprio il nichilismo? E come contro questa arrendevolezza, contro questo nichilismo dilagante, il cristianesimo può essere fruttifero, cercare in qualche modo di rettificare questa deriva nichilistica dei giovani, ma anche non proprio giovanissimi comunque. Credo che sia una caratteristica della società contemporanea, il nichilismo. La demistificazione dei valori morali. Ma di per sé, allora, di per sé il cristianesimo è proprio il contrario del nichilismo, nel senso che Certo. noi pensiamo che la morte è soltanto il passaggio obbligato verso la risurrezione, no? Certo. E nella vita quotidiana il cristiano dovrebbe, se è un vero cristiano, cercare di portare speranza, che è radicata nel saper gioire delle piccole bellezze, anche piccole, anche piccolissime, quotidiane, che ci arrivano, no? Certo. Tutti proprio come pollicino, delle briciole di pane che cadono dal carro, così per arrivare a casa. Quindi una capacità di cogliere la meraviglia, quello che era fin dagli albori della filosofia con Aristotele, Ma perché poi della vita quotidiana. meraviglia nella vita quotidiana. Dal sentimento tragico della vita umana, un trattato di Miguel de Unamuno. Cito, l'amore cerca con furore attraverso l'amato qualcosa che lo trascende e, non trovandolo, si dispera. Volevo quindi domandarle dal canto suo, l'amore terreno è in effetti simbolo di qualcosa di non tellurico, di non contingente, una divinità che sprona gli uomini a non accontentarsi della finitezza e quindi può in qualche modo l'elemento materico, la materia che ci circonda, appunto, attraverso questa meraviglia rimandarci al divino, secondo lei. Assolutamente, cioè per il cristianesimo assolutamente sì, nel senso che per San Paolo, ma non solo per San Paolo, però diciamo, San Paolo lo tematizza in maniera esplicita, il rapporto tra Cristo e la Chiesa è il rapporto tra uomo e donna. C'è Certo. questo bellissimo libro dell'Antico Testamento che si chiama Cantico dei Cantici, che è, come ci ha insegnato Roberto Benigni, Sì. un poema erotico. Quindi diciamo, per noi cristiani sicuramente è così. Quindi non è qualcosa destinato a finire, ma è il rapporto d'amore che descrive Cristo e la Chiesa e Cristo anche ciascuno di noi. Poi è chiaro che c'è questa è un'analogia, bisogna sempre fare mille distinguo, mille precisazioni, ma l'importante è Assolutamente. quello. Se non ha altre tematiche su cui vorrebbe redarguire, terminerei qui l'episodio di oggi ringraziandola nuovamente per la partecipazione alla nostra rubrica podcast Grazie Poison a te. Poems.
Grazie a lei, davvero molto. Quindi saluto calorosamente e auguro un lieto proseguimento di giornata in attesa del prossimo episodio del podcast.